A Pesaro tiene banco la questione legata alla scuola primaria Collodi di via Ugolini. I genitori di Anna, una bambina diversamente abile, da 2 anni chiedono di realizzare uno scivolo per abbattere la barriera architettonica, in questo caso una rampa di scale che impedisce l'entrata e l'uscita da scuola. A dimostrare questo problema è una foto pubblicata sui social alcuni giorni fa. La questione è nota al comune di Pesaro, che ha deciso di non costruire la rampa perché è troppo ingombrante e rallenterebbe, si legge in una nota, l'uscita degli alunni in caso di emergenza. Sabato mattina, dinanzi al palazzo del comune, si è svolto un sit-in di protesta pacifica per evidenziare il problema. Ma le promesse c'erano, la promessa degli assessori che erano in carica già con la giunta Ricci, che sono stati riconfermati con la giunta Biancani, erano di realizzare la rampa a fine anno scolastico, quindi a giugno 2024. Questo non è accaduto e siamo qua noi a manifestare per questa cosa. A manifestare i genitori di Anna e non solo, presenti anche altri bambini della scuola e i loro genitori. È una risposta della cittadinanza, perché questa è una battaglia di civiltà. L'amministrazione comunale è in contatto con i genitori di Anna, che hanno sollevato la questione all'indomani del terremoto del 2022. Sì, ci sono state varie situazioni dove mia figlia è dovuta uscire in braccio anche in condizioni di emergenza. Per citare il primo, novembre 2022, l'evacuazione col terremoto. Però ci sono le prove di evacuazione dove la bambina è costretta a uscire in braccio all'insegnante, di corsa, in dinamiche che insomma lascio intendere a voi quali possano essere. Ad oggi la rampa non è nelle idee del comune di Pesaro, che ha individuato un'altra soluzione, realizzare un cosiddetto spazio calmo, un luogo dove chi non può evacuare autonomamente attende i soccorsi. L'idea però non scalda i cuori dei genitori di Anna, che continueranno a battersi per l'inclusione e il rispetto della normativa sull'accessibilità a scuola.